Benvenuti a tutti. Oggi è sabato, 18 giugno 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Acquario. Segno fortunato. Protagonisti e pimpanti con la luna nel segno. Essere protagonisti di per sé non significa nulla, anche la povera Elettra o lo sfortunato Edipo lo erano nelle omonime tragedie. Di I buono oggi c'è che con la luna nel segno, irritata dal vostro astro guida Urano, ma consolata dagli aspetti frizzanti di Giove e di Mercurio, oggi non solo vi ritrovate al centro della scena più pimpanti e simpatici che mai, ma siete anche profondamente felici. Il segreto? Amici fidati intorno, figli in gamba e un partner stimolante, sempre capaci di stupirvi con qualche sorpresa. Serata di svago, dunque, ma intelligente, con le persone giuste, nel luogo giusto, tra attività culturali o di servizio sociale. L'amore sposa finalmente la pace e la serenità e tutto procederà per il meglio e sotto i migliori auspici. Sarete più attenti alle esigenze del partner e saprete attirare l'attenzione del vostro partner. I single troveranno davvero la possibilità che sbocci prestissimo un nuovo grande amore che sapranno elettrizzare la persona desiderata. Piccole entrate saranno capaci di modificare il vostro umore nel corso della giornata, dovrete stare solo attenti a non sciupare tutto questo con qualche spesa non appropriata. Avrete ottime garanzie da parte di legali e notai, fate affidamento però sulle vostre capacità di discernimento per capire ciò che è più opportuno per voi. Buone notizie in arrivo da persone che non si vedono da tempo. Se pensate che per risolvere una questione che vi sta a cuore non occorra la forza di volontà e un pizzico di coraggio, vi sbagliate. Potreste sentirvi insoddisfatti dalla vostra attuale situazione sentimentale, non cercate rimedi in pericolose relazioni extraconoiugali o con persone impegnate se tenete alla vostra serenità. Oggi incontrerete una persona poco sincera e che non sta certo dalla parte vostra, evitate assolutamente ogni confidenza. Tenete per voi i vostri segreti. Perché pensate che il mondo ce l'abbia con voi? Non è affatto vero, sono solo le circostanze ad esservi sfavorevoli in questo periodo, soprattutto in amore. Armatevi di pazienza e cercate di affrontare le questioni spinose con prudenza. La situazione si risolverà. Oggi nati di martedì, giovedì e sabato potrebbero risultare particolarmente pesanti con i propri partner. L'amore sembra essersi smarrito e ogni ragione è buona per litigare. Non fidatevi di chi vuole mettere discordia e zizzanie. Non parlate dei vostri progetti a nessuno, potrebbero avvalersene altri o rovinare i vostri. Le unioni esistenti oscilleranno pericolosamente, i nuovi amori rischieranno di iniziare come sogni e di concludersi con un brusco risveglio. In questa giornata una delle vostre relazioni, soprattutto una di tipo amorosa, potrebbe cambiare all'improvviso se non farete attenzione a nascondere per bene una notizia che sarebbe meglio che queste non sapessero. Oggi dovete cercare di prendere due piccioni con una fava, dare importanza al lavoro e alla vostra famiglia. Fare affari importanti per voi può essere una nuova sensazione, ma non è un motivo per essere intimidito da colletti bianchi e cravatte. Influenzati da una benevola luna e un razionale Saturno nel vostro segno, con Mercurio Sole nei gemelli siete deliziati da tutto quel che vi gira attorno, specie se siete della prima decade. Il buon umore con la luna al vostro fianco si innalza ancora di più e non vi preclude follie gastronomiche, e dei sensi, con tanto di pirotecnico botto. Riconosciuto o l'unanimità, il vostro fascino può sprigionarsi favorendovi in ogni settore dell'esistenza. Il Sole nei gemelli, il vostro fedele alleato, fa risuonare uno squillante cancan dove irrompete con la vostra simpatia, la frizzante socialità che intrattiene chiunque, non scordate la battuta sempre pronta, per frantumare i momenti di monotonia. Questa giornata è creativa con la luna nel segno, rappresenta una sorta di identificazione migliore con la realtà, perché spesso voi con la realtà vi scontrate o pensate di essere prigionieri di un certo ruolo, volete iniziare a fare cose nuove, le riflessioni sono positive, dalla prossima settimana c'è Venere importante, non avete paura di quello che pensate.
L'acquario cerca persone che impegnano ma non del tutto. Il vostro desiderio di libertà si esprime anche con il desiderio di trasgressione. State andando un po' in riserva, perché vi sono delle questioni che avete trattato con eccessiva enfasi ed ora non avete più le energie necessarie a dirimere certe situazioni. Prendetevi qualche momento di pausa, senza rimorsi e soprattutto, senza dovervi giustificare con nessuno. Se perderete il vostro tempo a scusarvi, non ne avrete per voi stessi e non potete permettervelo. Protagonisti con la Luna nel segno, simultaneamente amici di Giove e Marte, sportivissimi, passionali, vincenti e di Mercurio in Gemelli, segno d'aria come il vostro, che vi porta a chiacchierare amabilmente con tutti, in particolare coi vostri figli che stasera hanno bisogno di confrontarsi con voi e di ricevere saggi consigli. Saggi? Un parolone, visto che siete ancora più stravaganti di loro, eternamente giovani, ma i vostri bimbi non hanno bisogno di un compagno di giochi, bensì genitori, piacevoli e divertenti sì, ma capaci all'occorrenza di rassicurarli e assumersi tutte le responsabilità del proprio ruolo. Amore ed Eros. Amicizia con la A maiuscola, poche, selezionate, ma chi avrà il piacere di potersi definire vostro amico, lo sarà per sempre. Flirt leggero come ali di farfalla, single in cerca di novità, magari il cuore non è coinvolto ma sarà divertente. Cari Acquario, il vostro lavoro finalmente inizia ad essere ripagato. Avete fatto le giuste scelte. La vostra famiglia è sempre più vicino e piano piano sta capendo le vostre scelte coraggiose. Un'insolita voglia di tenerezza vi invade. Se siete single la vostra ricerca dell'anima gemella si fa più seria e meditata e, a partire da questo momento, avrete buone probabilità di incontrarla. Se invece avete un rapporto stabile, un'ottima configurazione planetaria può annunciare la notizia di un prossimo lieto evento. La Luna è al vostro fianco per amorosi convegni. Lavoro e denaro? Intelligenti, dinamici, curiosi di tutto, siete una forza della natura, capaci di trascinare chi ha meno entusiasmo di voi. Ve lo ricordate il pifferaio magico della fiaba nordica, quello che con la magia del suo flauto sapeva incantare anche le persone? Voi ne siete la controfigura. Ma a una condizione, non arrabbiatevi e non strillate, i vostri accessi di collera vi rovinano l'immagine. Hai la motivazione necessaria per avviare una nuova fase del tuo lavoro. Questo non è il momento di trovare scuse. Questo è il momento di agire. Non preoccupatevi di ciò che gli altri pensano di voi o del vostro piano di attacco. Andate dritti avanti. Il sole si muove in angolo benefico dai Gemelli, segno dello sviluppo delle iniziative concrete, aprendovi nuove possibilità realizzative se appartenete alla terza decade, o, meglio, nuove prospettive di miglioramento professionale, se un lavoro ce lo avete di già. Benessere. Sport e vita sociale vi mantengono snelli e giovani, a prescindere dall'età anagrafica e la curiosità, la voglia e la gioia di vivere a fare la differenza, praticamente infaticabili anche dopo una settimana impegnativa, trovate energia sufficiente per una serata di ballo o una festa tra amici, essere al centro della scena vi carica più di una flebo di vitamine. Fermarvi è difficile. Dovete però imparare ad ascoltare i segnali che vi manda il vostro corpo. Per lei, voglia di un pupo, gli amici ne hanno già, è arrivato il vostro turno, prima che l'orologio biologico si fermi. Per lui, adorate lo spettacolo, ma quando in programma ce ne sono troppi, andate in confusione, difficile scegliere oggi, con tante opzioni tutte valide, e allora lasciate fare agli amici. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, sereno. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 8. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.